Buonasera e benvenuti al nostro telegiornale sportivo. Archiviata la partita in Maremma a Gavorrano, l'Arezzo si prepara a una settimana intensa con due amichevoli e alcune celebrazioni in vista del centenario. Paolo Ignani non ha nascosto la sua soddisfazione nel dopo partita di Gavorrano. Il valore dell'avversario, che sembra essere ben attrezzato per competere nel campionato di Serie D, la temperatura non certo favorevole per disputare una partita di calcio, non a caso che due volte è stato fatto il calling break. Le novità che sono emerse nell'arco dei 90 minuti non mancano. L'assenza forzata di Montini ha visto Renzi giocare sulla fascia destra bassa nella linea 4 difensiva. La risposta avuta dal ragazzino del Valdarno prelevato dall'Empoli è stata più che soddisfacente. Si ha l'impressione che Renzi abbia quelle caratteristiche che lo portano ad essere un jolly perfetto, capace di stare in mezzo e ai lati con grande disponibilità. Sull'out di sinistra nella prima parte è piaciuta la predisposizione di Coccia, che oltre ad avere un buon piede dispone anche di una corsa di tutto rispetto. Giocatore decisamente interessante e si può compensare con Zona. Davanti Pattarello mostra una buona condizione, anche se nella ripresa ha fatto irretire allenatori avversari con certe giocate che potevano essere evitate. Ultima annotazione: la prima rete fa parte del marchio di fabbrica dell'Indiani Pensiero. Break in mezzo al campo, subito l'apertura verso l'esterno, Pattarello che crossa di destro con Gucci che chiude dall'altra parte. Dopodomani si torna in campo con l'Aglianese, squadra che ha fatto faville nel mercato estivo, mentre sabato prove tecniche di campionato a Cisterna di Latina contro la squadra proprio di Latina diretta dall'ex di Donato. Rispettata la promessa fatta nel maggio scorso, tutto l'Arezzo stamani ad Assisi per volontà del presidente Guglielmo Manzo. Dunque, compagine Amaranto in visita alla Basilica di San Francesco, dove sono conservate le spoglie del santo, mischiandosi alle centinaia di fedeli che ogni giorno affollano quei luoghi. Dirigenza, staff tecnico e calciatori hanno partecipato al pellegrinaggio voluto dal presidente, che lo aveva messo in programma subito dopo la vittoria del campionato di Serie D. Devoto di Padre Pio, Manzo aveva inizialmente pensato a un viaggio fino a San Giovanni Rotondo, in Puglia, per rendere omaggio al frate, proclamato santo da Papa Giovanni Paolo II. Poi però, per motivi di carattere logistico, è stata scelta Assisi. Meglio di così non poteva iniziare la stagione per Francesco Matucci. Il ragazzo di Indicatori ha segnato la rete che ha portato i tre punti al Cittadella con la Reggiana. Chiamatela pure favola, ma la realtà parla chiaro. La scorsa settimana Francesco Matucci aveva permesso al Cittadella di vincere a Empoli e fare proseguire il cammino della sua squadra nella Coppa Italia dei Grandi. Ieri, nella prima di campionato, addirittura ha messo a segno un gol pesantissimo a pochi secondi dalla fine del match, che ha condannato la Reggiana alla sconfitta della prima di campionato. Un avvio con il botto per il giovane centrocampista retino, che sebbene non sia mai passato dal vivo del Cavallino è riuscito a conquistare la vetrina del professionismo grazie alle sue capacità e alla sua grande determinazione. Cresciuto in una società dell'Interland, i suoi mezzi non sfuggirono al Perugia, dove è arrivato fino alla formazione juniores. Poi il passaggio al Montevarchi, a 17 anni l'esordio in prima squadra nel campionato di Serie D, tre campionati in quarta serie, poi due in C con la maglia degli Aquilotti. Quest'anno il salto nella serie cadetta. Gioca con il Cittadella, che veste una maglia simile a quella dell'Arezzo. Che sia un segno del destino? Adesso la Sangiovannese esce sconfitta di misura la Sangio nell'amichevole giocata a Certaldo contro la squadra neopromossa in Serie D. Il risultato conta poco, sicuramente però ha visto qualcosa che le è piaciuto, qualcosa che non le è piaciuto. Che cosa può dire ai nostri microfoni? Innanzitutto non sono ipocrita, il risultato conta. Oggi abbiamo perso e quindi dobbiamo sicuramente portare a casa non una sconfitta ma una lezione. Perché se dicessi che il risultato non conta in un amichevole sarei il più grande ipocrita. Invece il risultato conta. I ragazzi devono acquisire una mentalità vincente e si comincia dal risultato. Poi al risultato noi sappiamo che ci dobbiamo arrivare. Con delle idee ben precise, con un percorso, con una mentalità, un'idea di calcio ben precisa e sulla quale dobbiamo lavorare. Detto questo, ti dico che in amichevole oggi ho visto tante cose interessanti, perché in un campo ai limiti della trattabilità per quella categoria abbiamo comunque provato a giocare a calcio, abbiamo creato tante situazioni da gol,
e lì non si sono trasformate. Purtroppo due occasioni derivate da calcio da fermo ci hanno punito e ci hanno fatto perdere la partita. Una questione di precampionato, magari una disattenzione del genere? Certo, sono tutte situazioni che è meglio incontrarle ore più avanti, sulla quale avevamo già lavorato, tra l'altro, però dobbiamo continuare a migliorarle. I calci da fermo sono fondamentali nel calcio moderno, sia a favore che contro. Oggi, per esempio, su due sviluppi di affallo laterale abbiamo creato due occasioni da gol, per cui un calcio da fermo, qualsiasi esso sia, un'attenzione che dobbiamo porre sia quelli in nostro possesso, ma tanto di più quelli a sfavore. Torniamo a parlare del Giro del Casentino. La vittoria di Zamperini è il frutto di un colpo di classe di un ragazzo che ha onorato al meglio il 70° della vittoria di Gastone Nencini. Una cosa è certa, dall'alto anche Gastone Nencini avrà gradito come Edoardo Zamperini si è aggiudicato l'edizione numero 106 del Giro del Casentino. Ieri correvano i 70 anni dalla vittoria ottenuta dal Leone del Mugello. La presenza della figlia stava ad onorare questo fattore di non secondaria importanza. Il Giro del Casentino ha il vanto di avere nel suo albo d'oro i nomi che hanno fatto la storia del ciclismo e chi vince questa corsa ha il grande onore di vedere il suo nome insieme ai monumenti delle due ruote. Tornando alla corsa, non sono mancati momenti di grande interesse grazie alla fuga iniziale promossa da De Felice e dall'ucraino Zarenko, il corridore che milita nella formazione fiorentina del team Opla, è stato protagonista di una grande prestazione, seconda solo a quella del vincitore. Forse ci aspettavamo di più dal nostro della lunga, ma la strada gli ha voltato le spalle. Fino a che ci sarà San Giampaolo Tellini tutto bene, ma sarà bene che quelli dell'Aretina pensino anche a soluzioni alternative per il futuro. I sindaci non sono eterni. Questo servizio conclude questa edizione del nostro TG Sportivo. Grazie della cortese attenzione, buona visione e buon ascolto insieme con i nostri programmi.